Buon pomeriggio a tutti, abbiamo persone collegate, sì, vedo, bene, allora buon pomeriggio a tutti e segreteria, prego, cominciamo con l'appello. Bucci. Presente. Anzalone. Bagnasco ha detto che non poteva. Bozzo. Cella. Conti. Ha detto che si sarebbe collegato, ma ancora non lo vediamo. Sentire poi. Cuneo. Ferrero. Presente. Franceschi. Ha detto che non vediamo. Garbarino. Grondona. Muscatello. Pignone. Repetto. Rossi. Presente. Segalerba. Senarega. Tedeschi. Presente. Villa. Tortici presenti. Bene, allora la seduta è valida, possiamo cominciare col primo punto all'ordine del giorno, rendiconto della gestione finanziaria, economica e patrimoniale anno 2021, proposta 974, relatore il consigliere delegato Salvatore Muscatello che ha la parola, prego. Grazie sindaco e buonasera a tutti, consiglieri presenti. Dunque andiamo ad approvare il rendiconto di gestione che comprende il conto di bilancio, il conto economico e il conto patrimoniale. È corredato dalla relazione sulla gestione, giusto per migliorare e comprendere i dati contabili riportati in questi documenti. E tutti i consiglieri hanno ricevuto la documentazione necessaria. Per il consuntivo, noi abbiamo approvato il bilancio di previsione il 20 gennaio del 2021 e poi nell'arco dell'anno abbiamo approvato ben 7 variazioni di bilancio. Abbiamo approvato per interventi insomma urgenza, per intervenire sulle strade, per il dissesto idrogeologico, per la verifica del piano di rientro, per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ma soprattutto per l'assegnazione dei fondi per lo stato di emergenza Covid-19. Il rendiconto, non so se possiamo mettere le slide, partendo anche dalla situazione finanziaria, quindi per quanto riguarda le entrate, abbiamo registrato entrate per il 2021 per 259.132.564, con un aumento rispetto al 2020 di 12.344.164. Normalmente questo confrontandolo con il 2020. Quanto riguarda le entrate tributarie, che le vedete sulla slide, sono 53.132.584, seppur migliorative rispetto al 2020, hanno comunque avuto una riduzione rispetto al 2019. Riduzione che in termini di sono meno 2.090.575 come RC auto e meno 605.634 come imposta provinciale sui trasporti. E naturalmente grazie all'intervento dello Stato per i contributi per l'emergenza, fondi per l'emergenza Covid-19 che sono arrivati in città metropolitana come in tutti gli enti, quindi province, comuni, nella città metropolitana di Genova sono arrivati 1.420.868 per l'anno 2021. Questi fondi, unitamente ai fondi che noi abbiamo accantonato, sono pervenuti nel 2020, che sono confluiti nell'avanzo vincolato, hanno permesso di mantenere il bilancio in equilibrio. Quindi grazie allo Stato questo ci ha permesso comunque di mantenere il bilancio perfettamente in equilibrio con le variazioni che abbiamo fatto durante l'anno 2021. Si registra nelle voci dei trasferimenti una riduzione, questo comunque anche perché viene meno gli interventi per il Covid-19, quindi i trasferimenti nell'anno 2020 erano più alti rispetto a quelli del 2021.
Naturalmente invece sulla strada extra tributaria, anche vedete nella slide, c'è un aumento invece di 15.673.995. Questo valore è comunque da prendere in considerazione, diciamo, con cautela, in quanto tratta di sanzioni di natura ambientale che sono, diciamo, state effettuate nell'anno 2021, quindi noi comunque le abbiamo incassate, ma sono gli enti accertatori che le hanno fatte, per 14.970.286. Naturalmente, vista la difficoltà di riscossione e l'elevato importo delle stesse, noi come città metropolitana le abbiamo inserite in un fondo di dubbia esigibilità per un importo al 100%. Quindi se poi questi fondi, queste sanzioni verranno riscosse, sicuramente poi le metteremo e le impegneremo nella spesa. Di conseguenza adesso rimangono praticamente accantonate. Per quanto riguarda la spesa, andiamo alla slide successiva, corrente, sono praticamente 207.748.463, con un aumento rispetto al 2020 di 7.122.684. Diciamo che la spesa è aumentata anche soprattutto per quanto riguarda l'emergenza Covid, per gli acquisti di beni e servizi necessari per affrontare l'emergenza sanitaria e soprattutto per quanto riguarda la spesa riguardo ai trasferimenti per dare in favore delle aziende di trasporto finalizzati a contrastare i minori introiti tariffari dovuti all'emergenza Covid. Per quanto riguarda invece la spesa a conto capitale, la spesa complessiva è di 25.216.022, di cui il totale investimenti è 21.832.316. Totale trasferimenti 3.383.705. Vediamo la slide successiva per quanto riguarda invece la parte vincolata che è stata utilizzata per l'anno 2021. Vedete che sono stati utilizzati 15.736.013 per l'avanzo vincolato e l'avanzo vincolato destinato invece a investimenti 649.500. E se andiamo alla slide 17, no, relazione sulla gestione, sull'avanzo applicato riporta anche come è stato distribuito, quindi noi abbiamo 6.929.836.000 per la parte spesa corrente dell'avanzo vincolato e 8.206.177 avanzo vincolato applicato alla spesa in conto capitale, per un totale di 15.736.000. E 013. Poi abbiamo anche applicato l'avanzo per gli investimenti per 649.500 per interventi di manutenzione edilizia scolastica per 379.500, interventi di manutenzione infrastrutture stradali per 220.000, interventi di manutenzione edifici di proprietà 50.000. Abbiamo finito la parte del bilancio, questa è invece la parte patrimoniale. Se andiamo alla pagina 23 della relazione, abbiamo, diciamo, l'ammontare delle partecipate che abbiamo in bilancio. Per quanto riguarda le società, diciamo, partecipate, abbiamo un importo di 5.960.796, che è la quota parte di partecipate di quota che ha la città metropolitana. E quanto riguarda invece le fondazioni, sono 458.580 per un totale del patrimonio delle partecipate di 6.656.350. L'ente ha prestato anche delle garanzie. Per quanto riguarda l'anno 2021, al 31 dicembre 2021, noi abbiamo ancora garanzie prestate nei confronti dei confidi della città metropolitana, quindi Coarge, Credicom e Rete Fidi Liguria, per un ammontare di 645.712. Questo è un elemento positivo in quanto la città metropolitana ha prestato queste garanzie al fine di intervenire per dei finanziamenti a delle imprese sul territorio. Le imprese sono 72 per un ammontare complessivo di finanziamenti effettuati da queste imprese di 1.038.136 e devo dire che le pratiche sono state tutte quante gestite bene in quanto non ci sono esclusioni nel 2021, quindi vuol dire che le imprese
questi fondi li hanno utilizzati e sono attive e comunque non hanno, hanno continuato a pagare le loro rate, quindi la garanzia non è servita. Per quanto riguarda invece l'indebitamento, noi abbiamo pagato interessi passivi per i mutui che abbiamo contratto nel 2021 per un importo di 968.974. Il debito complessivo residuo alla data del 31 dicembre 2021 22.784.999, vediamo la slide 27, e abbiamo pagato quota in conto capitale per 3.058.162. Questo è un elemento positivo, in quanto poi lo vedremo anche nel prossimo ordine del giorno, quello che riguarda la contrazione dei mutui per gli investimenti che faremo in città, sul territorio della città metropolitana, e abbiamo un ammontare, diciamo, di debito di capienza, insomma, di interessi passivi per lo 0,5, quindi le prime tre entrate dell'ente hanno una capienza fino addirittura al 10% come interessi passivi, quindi potremmo addirittura contrarre mutui per 18 milioni circa. Noi abbiamo invece un investimento di interessi passivi, diciamo, di una spesa di interessi passivi di 968.974, quindi questo poi comunque sempre per uno stando gli equilibri e le possibilità di poterli contrarre. Dunque, poi per quanto riguarda invece i vincoli personali, anche questi sono tutti diciamo nella media. Come i consiglieri sapranno che il confronto delle spese di personale viene effettuato con il valore medio del triennio 2011-2012-2013. Noi la media di questo triennio, media di riferimento, è 34.911.000 e abbiamo una spesa nei confronti del personale per 17.761.000. Quindi abbiamo, diciamo, stiamo sviluppando diverse, diciamo, assunzioni, e comunque siamo abbondantemente sotto, potremo ancora procedere sentendo restando degli equilibri di bilancio che lo consentono e le possibilità di pagare queste spese. In effetti la spesa incidenza del personale è di 8,75% riguardo la spesa corrente, quindi siamo sotto il 10%. Quindi lascerei tutti gli indicatori di bilancio, andrei alla pagina 64 della relazione, dove passiamo alla parte proprio patrimoniale, economica e patrimoniale. Abbiamo ammortamenti sulle immobilizzazioni materiali per 1.697.105 e ammortamenti per immobilizzazioni materiali per 13.096.307, un totale di ammortamenti per 14.793.412. In effetti, se noi andiamo a vedere, ragionarsi dal punto di vista economico, come sapete tutti quanti, i bilanci vengono, diciamo, noi vengono sviluppati sulla parte finanziaria. Sulla parte economica ragioniamo giusto per la comparazione degli enti pubblici a quello che è il bilancio economico. Quindi noi, ragionando in termini economici, abbiamo un risultato di esercizio al 31 dicembre 2021 di 14.461.397. Quindi questo vuol dire che è un bilancio in salute e comunque è del tutto positivo, insomma, è anche migliorativo rispetto all'anno precedente, ma questo è la gestione ordinaria è andata migliorando anche per quanto riguarda i trasferimenti, gli aiuti che sono arrivati dallo Stato e dalla Regione Liguria, e la gestione finanziaria per la capacità anche dell'ente di poter gestire tutta la parte di residui attivi e passivi e soprattutto la gestione dei mutui. Questo ha comportato anche un miglioramento economico. Quindi proprio per quanto riguarda la parte invece di bilancio patrimoniale, che è la parte più importante, noi come attivo patrimoniale abbiamo un attivo complessivo del patrimonio di 516.729.896, un passivo di 186.698.287, con un patrimonio netto complessivo di 330.031.610, e sono appunto tutte riserve
che sono state imputate sono in bilancio e che sono poi comunque fondi di competenza. E pagina 35, possiamo fare un passaggio sul piano di rientro, anche qui è stato gestito bene, come tutti quanti siete stati già informati, nell'anno 2019 è partito questo piano di rientro, che è partito con 17 milioni e 300 mila euro, che a seguito poi del miglioramento della situazione finanziaria dello stesso anno è sceso a 16 milioni e 332 mila 041. Questo piano di rientro, che era sviluppato nell'anno 2020 di 5 milioni, 2021 di 5 milioni e 5 e 2022 di 5 milioni e 332 041, a seguito dei miglioramenti finanziari che sono stati accantonati tutti nel piano di rientro, il dato positivo di questi annualità, oggi siamo arrivati al 2022 con una diciamo somma residua, e quindi potremmo dire che il piano di rientro completamente è esaurito. Quindi alla data del 31 dicembre 2021 era di 2.717.065, possiamo dire che è stato completamente esaurito, portato a termine. Alla pagina 80 c'è un dato elemento positivo che vorrei confrontarlo con voi, riguarda proprio la salute finanziaria dell'ente. E sono stati, nella prima fascia, sono stati via via sempre aumentate le spese correnti, e quindi abbiamo sempre rispettato tutte le varie annualità dal 2018 al 2021, sempre con un lieve aumento, quindi rispettando tutte le servizi del territorio. E nonché anche la spesa in conto capitale, perché siamo passati nel 2018 da 7.815.000 a 2021 a 25.216.022. Nel secondo punto di questo foglio, vedete un attimino che gli investimenti pro capite nel 2018 erano di 5 euro a persona abitante in città metropolitana. Poi c'è stato questo trend, 2019-26, 2020-28, 2021 30 euro a persona per abitanti di città metropolitana di investimenti. Mentre nel tipo successivo, l'indebitamento pro capite ha un trend contrario. Siamo partiti nel 2018 con un indebitamento di 37 euro, e poi 2019-33, 2020-30, 2021-27. Quindi cosa vuol dire? Che in questi anni gli investimenti pro capite sono aumentati in modo considerevole e gli indebitamenti pro capite sono diminuiti in modo considerevole. Questo è un dato di fatto di salute dell'ente e, come dicevo anche nella conferenza dei sindaci, è stato un risultato eccellente, che è merito dell'amministrazione, è merito del personale, di tutto l'apparato della città metropolitana, che in questi anni ha operato in salute, portando una situazione che era precaria inizialmente a una situazione ottimale nel 2021. Io con questo avrei concluso, invito comunque i consiglieri, ho detto anche alla conferenza dei sindaci, di leggersi le pagine successive della relazione da 82 a 90, che riprendono un po' quello che è il documento unico di programmazione e gli obiettivi raggiunti dall'ente. Grazie a tutti. Grazie consigliere. Apriamo la discussione, ci sono interventi. Bene. Segnaliamo la presenza del consigliere Conti da remoto, ha dei problemi tecnici ma voterà per voto palese. Sì, scusate, ho un problema col tablet, ahimè, la tecnologia a volte. Allora, la parola al consigliere Cuneo, che si è prenotato. Sì, molto semplicemente, intanto per ringraziare ancora una volta la struttura che ha permesso la gestione finanziaria dell'ente, e però anche per sottolineare, come abbiamo già fatto in commissione, un aspetto del rendiconto che viene, tra l'altro, leggendo la relazione dei conti, anche da loro sottolineato. Cioè l'invito all'amministrazione, l'abbiamo già fatto in commissione, dico, a una maggiore considerazione, una maggiore incidenza del lavoro
per quanto riguarda i residui, soprattutto i residui attivi, che continuano a essere di un rilievo assoluto. Credo che sia importante che questo aspetto venga, lo diciamo ormai da praticamente da quando siamo entrati in questa amministrazione. Credo che sia un problema da risolvere, è stato garantito che i tavoli instaurati e messi al lavoro con i vari enti stanno lavorando, però ecco, vorremmo una maggiore celerità e soprattutto una maggiore incidenza soprattutto verso quegli enti che hanno più i residui più alti, soprattutto mi riferisco al Comune di Genova. Grazie. Ci sono altri interventi? Non vedo altri interventi. Ci sono altri interventi? Come la domanda che ha fatto il consigliere Cuneo, ne abbiamo già parlato in commissione, quindi abbiamo approfondito la questione e comunque sono stati affrontati i temi dei residui attivi e passivi sia col Comune di Genova che con la Regione Liguria e anche raggiungendo già degli ottimi risultati nel 2021, come già l'avete riscontrato nel bilancio, non si aveva quel parametro. E comunque, come abbiamo già indicato in commissione, stiamo portando avanti gli accordi sia con il Comune di Genova per quanto riguarda la parte trasporto pubblico locale e sia per quanto riguarda la regione per la formazione. Quindi stiamo cercando di trovare una linea di accordo tra residui attivi e residui passivi per compensarle all'interno della... Ma comunque l'attenzione anche forte nei confronti di questo tema. Grazie. Grazie consigliere, ci sono altri interventi? Non vedo altri interventi, per cui apriamo le dichiarazioni di voto. Non vedo interventi. Allora, segreteria, iniziamo le operazioni di voto, prego. Il voto aperto anche da remoto. Occorre il voto palese del consigliere Conti. Favorevole. Si è collegato anche il consigliere Segalerba. Grazie, scusate, buongiorno, ero fuori. Consigliere, stiamo votando per il primo punto all'ordine del giorno. Grazie, a favore. Bene, chiudiamo, chiuso? Siamo 11 in totale. Però ci sono in più. Occorre aggiungere due consiglieri. Un voto favorevole, quindi favorevoli sono 12 a questo punto. Sì, sono 10 più 2 che hanno votato. Ok, allora sono 12 favorevoli, 4 astenuti, siamo 16 in totale. Siamo 20, 16. Ok, va bene, allora 12 favorevoli e 4 astenuti. Dobbiamo fare la votazione? No, basta. Bene, allora il rendiconto della gestione finanziaria del 2021 è approvato. Passiamo al punto 2 all'ordine del giorno, variazione al bilancio di previsione 2022-2024, proposta 851, relatore il consigliere delegato Salvatore Muscatello che ha la parola. Prego. Grazie sindaco. Dunque questa è una variazione che è necessaria per assegnare appunto questi fondi, soprattutto delle maggiori entrate vincolate e maggiori entrate. E la manovra per quanto riguarda la spesa corrente è di 1.308.408, per quanto riguarda la spesa in conto capitale 725.758.
le entrate vengono, sono un avanzo vincolato di 120.654 che viene assegnato sempre in applicazione avanzo per spese di organizzazione concorsi per 20.000 euro, trasporti disabili 98.262, progetto biblioteche 2.392. Maggiori entrate vincolate 120.497 che vengono assegnate per acquisto di libri con contributo ministeriale di 15.000, navetta centro storico 95.300, trasferimento per mancati incassi Covid nave bus 10.197. Maggiori entrate per 1.067.256 sono appunto che queste maggiori entrate e sommate alle minori spese che sono praticamente risparmi sul piano di rientro danno la possibilità di capienza di spesa per 2.649.032 che vengono così assegnati. Locazione sale per concorsi 11.000, rincaro energia 2.140.000, questo è un aumento purtroppo che è dovuto al rincaro delle bollette che ha comportato soltanto nell'anno diciamo, 2000 e nel corso 2022 un aumento delle bollette di 2.140.000 e questo proprio grazie a questo diciamo, risparmio che è stato messo da parte con il piano di rientro ha permesso comunque di coprire questa spesa straordinaria. Poi rimborsi spese del personale di comando 4.500, contributo dei viaggi di istruzione 6.500, fondo di garanzia imprese trasporto disabili 30.000, quote associative 5.000, manutenzione ordinaria strada 52.990, incentivi 219.041. Il totale della manovra spese correnti è 1.308.408. E per quanto riguarda la parte del conto capitale, anche qui abbiamo un avanzo vincolato di 70.000 che viene assegnato acquisto PC portatile e software. Una maggiore entrata vincolata dei 120.000 euro che viene assegnata per quello che è stato già destinato, è stata provinciale 11 di Barbrei Venna, di sgaggio, bonifica e posa reti paramassi. E edilizia scolastica, maggiore entrata in conto capitale, incremento di nuovo mutuo, ne abbiamo già parlato in commissione, che poi lo citeremo nel prossimo ordine del giorno. Quindi andremo a fare manutenzione e adeguamento degli edifici scolastici, pertanto. Apriremo un nuovo mutuo su questa e quindi sono state messe maggiori entrate 535.758 che vengono assegnate per l'acquisizione e adeguamento di edifici scolastici per lo stesso importo. Il totale della spesa in conto capitale è 725.758. Grazie. Grazie. Ci sono interventi? Non vedo nessun intervento. Ci sono interventi? Non vedo interventi, quindi passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Segreteria, passiamo alla votazione. La votazione è aperta anche da remoto. Favorevole Conti. Segalerba favorevole. Siamo? Sì. Chiusa? Fate il sommario? Ok, allora abbiamo 12 favorevoli, 4 astenuti, la variazione a bilancio è approvata, dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. Apriamo la votazione. Segalerba favorevole. Conti favorevole.
Manca Villa. Ok, grazie. Immediatamente si copre il tablet. Può chiudere. Chiuso? Sì. Bene. 16. Allora, 16, no, questi sono 14 favorevoli, 16 favorevoli, l'immediata visibilità è approvata. Passiamo al punto 3 dell'ordine del giorno, autorizzazione all'assunzione di mutui per acquisizione e manutenzione straordinaria di immobili. Proposta 859, relatore e consigliere delegato Salvatore Muscatello, chi ha la parola. Grazie, sindaco. Sì, questa delibera, diciamo, va a completare quello che il Consiglio ha già deliberato nelle precedenti, diciamo, delibere. Intanto si vanno ad accendere nuovi mutui. Come dicevo nella relazione sul rendiconto di gestione, la città metropolitana ha una capacità di contrarre mutui per circa 18 milioni di euro di interessi passivi. Pertanto noi abbiamo oggi interessi passivi a 935 mila euro, pertanto a capienza passiamo praticamente, potremmo arrivare al 10%, oggi siamo allo 0,50. Detto questo, chiusa questa parentesi, si tratta di tre mutui che andremo a contrarre, uno per l'acquisizione dell'immobile sito nel comune di Gorreto per 289.758 euro e acquisizione dell'immobile di via Maragliano da adibire ad uso scolastico per un importo di 8.996.000 e lavori di manutenzione straordinaria su edifici scolastici per 1.750.000, di cui 950.000 per intervento sull'edificio scolastico di via Sarotti 38. 200.000 su intervento di via Bernabò, Brea 65, per consentire il trasferimento dell'istituto di Vittorio Emanuele II, Ruffini. E 600.000 per intervento di adeguamento dell'ex istituto Vittorio Bernini di via Maragliano 1 per trasferimento dell'istituto Emanuele Ruffini. Questo è tutto. Grazie. Grazie consigliere, apro la discussione. Prego, ci sono interventi? Consigliere Villa. Grazie. Se mi poteva ripetere il consigliere delegato quali sono appunto gli interventi che si vanno ad, gli immobili che si vanno ad acquisire, perché non ho seguito bene in particolar modo il secondo e terzo punto. Ho sentito il primo di Gorreto e gli altri due, scusi. Rispondere, l'acquisto dell'immobile di via Maragliano, quindi la città metropolitana è in corso l'acquisto dell'immobile per di via Maragliano per un importo complessivo di 8.996.000. Secondo punto, Genova, sì, scolastico. Terzo punto è la ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici, quindi metropolitana di Genova, quindi si interviene per l'adeguamento degli edifici scolastici. Zarotti. Sono quelli della abbiamo visitato. Sì. Sono quelli del provveditorato, sì. Certo, prego. Grazie, ci sono altri interventi? Non vedo interventi, ci sono dichiarazioni di voto? Non vedo dichiarazione di voto. Segreteria, apriamo la votazione. Conti favorevole. Legalerba favorevole. Manca ancora la votazione. Ok, Ferriero anche. Perfetto. Chiudere. 12 favorevoli.
Allora abbiamo 12 favorevoli, 4 astenuti. L'autorizzazione è approvata. Passiamo al punto numero 4 dell'ordine del giorno. Adozione del piano urbano di mobilità ciclistica, bici plan, della città metropolitana di Genova. Proposta 925. Relatore consigliere delegato Claudio Garbarino, che ha la parola. Prego. Grazie signor sindaco. Il bici plan di città metropolitana di Genova, in coerenza con le strategie del PUMS vigente, affronta il tema dell'integrazione della mobilità dolce con altri sistemi di mobilità pubblica e privata. Intende promuovere e intensificare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, sia per le esigenze quotidiane, sia per le attività turistiche e ricreative, e migliorare la sicurezza della circolazione. Ha quindi obiettivi più ampi rispetto alla pianificazione di piste o corsie ciclabili e della loro modalità realizzative. Il piano infatti risponde alle esigenze del miglioramento della qualità della vita, integra obiettivi di rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale e promuove comportamenti più attenti alla sicurezza e alla salute. Il Biciplan individua una rete portante di percorsi ciclabili del territorio metropolitano, che comprende anche i corridoi della ciclabilità, dove sviluppare la mobilità giornaliera anche a livello sovracomunale, per gli spostamenti casa-scuola, casa-lavoro e accesso ai servizi. Individua i criteri progettuali per elevare il livello di sicurezza stradale dei ciclisti e di tutte le altre categorie di utenza della strada, con particolare attenzione alle fasce deboli, esempio laddove non è possibile realizzare la realizzazione di piste ciclabili in sede propria, propone interventi di moderazione del traffico, corsie ciclabili laterali, segnaletica orizzontale e verticale. Definisce i criteri progettuali per il rafforzamento di servizi e dotazioni di supporto alle reti ciclabili, esempio velostazioni, bike sharing, spazi dedicati alla bicicletta all'interno, parcheggi di interscambio, eccetera. Propone azioni di comunicazione, informazione, supporto, campagne di sensibilizzazione, integrazione del sistema informativo MAS, mobility, asservi, eccetera. Il piano inoltre definisce, sempre in coerenza con il PUMS, le seguenti priorità di investimento: tratti di servizio della mobilità giornaliera, connessioni dei principali terminal ferroviari con i grandi poli di servizio e dei parcheggi esterni con i centri delle città, itinerari di tipo escursionistico che si connettano con i punti di interesse paesaggistico, culturale, sportivo, eccetera. Il piano consentirà di accedere ai finanziamenti previsti dal Piano Nazionale per la Mobilità Ciclistica in corso di redazione. E come già spiegato dal Sindaco Metropolitano alla Conferenza dei Sindaci, questo non è un progetto esclusivo, ma inclusivo, ossia laddove ci sia la volontà attiva dei sindaci a proporre progettualità di mobilità dolce è ritenuto un valore aggiunto. Questo è il loro apporto e quello delle associazioni locali e di tutti gli stakeholder interessati. E qui cito alcune associazioni segnalate da alcuni consiglieri della città metropolitana. Allora abbiamo Zena Trail Boulders, Antola Outdoors Toriglia, Guardia Trail Area Monte Figone, Monte Gazzo Outdoor, Ponente Outdoor, Righi Valbisagno, Sant'Eusebio, MTB Scout Montoggio, Spuncia Bike Apparizione, Turchino, Mele Turchino, Arenzano Mountain Bike, Vallestura Mountain Bike, e poi abbiamo tutta, per chi vuole, tutta un'altra serie, ne ho letta alcuni per far vedere che abbiamo ramificato in tutta la città metropolitana. Comunque ce n'è altri parecchi e nuovi sono ben accetti. Grazie della parola, signor sindaco. Grazie consigliere. Ci sono interventi? Pignone? Sì, ecco. Bene, parola Pignone.
Allora, diciamo che è un documento importante. Un documento importante visto dal punto di vista strategico, cioè quello che punta alla qualità della vita. Quello che mi premeva dire qua, come si è già stato detto dal consigliere delegato e in commissione ieri, il Biciplan è un pezzo, una parte importante di quello che è il PUMS, cioè la S che è la sostenibilità, ma come ricordava anche ieri a Dottore Sarzà, S è anche legata alla sicurezza, per cui diventa strategico immaginare una viabilità e una mobilità che parta prima di tutto dalla dimensione umana, cioè mettere al centro la persona, per cui la pedonalità e tutto quello che è correlato al fatto della protezione, e la protezione si fa principalmente su attività legate alla riduzione e alla moderazione della velocità e la separazione dei flussi. Se noi non centriamo, diciamo, l'obiettivo, noi a sua volta vuol dire il tema della bicicletta, che è solamente un mezzo, non è un fine, ricordo qui, e come ieri ricordavo, secondo me la bicicletta oggi, non me ne vogliano gli amanti della bicicletta, è un mezzo che per la mobilità urbana può essere anche superato. Cioè, quello che io vedo oggi come obiettivo è quello dell'utilizzo del monopattino elettrico, perché è oggi lo strumento, secondo me, in futuro che potrebbe meglio dare risposta all'intermodalità. Ed è questo l'obiettivo nel quale, attraverso il PUMS, si prefigge, diciamo, l'organizzazione generale, per cui l'integrazione della rete, il ferrogomma, i parcheggi di interscambio, la mobilità, di cui la bicicletta è un pezzo importante, ma non vorrei rimarcare troppo, vuol dire, questo oggetto che potrebbe, secondo me, a breve essere superato da, per esempio, il monopattino. Quello che rilevo, vuol dire, nella dimensione, voglio dire, della progettazione, è quello che porta dietro un limite, e lo ricordo di nuovo qui, e lo ricordo al sindaco principalmente, perché quando si parla di stakeholder e come, diciamo, vengono invitati, diciamo, tutti i comuni a partecipare alla progettazione delle varie istanze, il comune di Genova porta in sé una lacuna, perché spesso viene identificato il comune di Genova come un comune, tale come numero. In realtà il comune di Genova deve essere rappresentato, secondo me, dai 9 municipi, per cui la presenza istituzionale del comune di Genova non può essere sostituita, diciamo, dai presidenti, cioè dagli uffici, e invece bisogna invitare i 9 presidenti dei municipi, perché solo loro sono radicati sul territorio e possono portare quelle istanze, cioè sono loro gli stakeholder che possono dare il contributo necessario per avere una visione d'insieme a livello metropolitano. Io credo che questo sia, anche qui per la prossima amministrazione, voglio dire, un obiettivo, un'intenzione che credo che vada tenuta in considerazione. L'altro elemento è quello del concetto di bicicletta, ma legato in due parti. Uno è quello legato alla mobilità urbana, l'altro è quello legato al turismo. La costruzione della rete ciclistica deve tenere conto di tutti e due gli aspetti, e spesso non coincidono, perché vanno in conflitto, perché quello che spesso è legato alla parte turistica, per cui tutta la rete che si connette alla viabilità ligure nazionale, adesso mi ricordo come si chiama il piano nazionale della ciclabilità, non necessariamente deve essere tenuto in considerazione nella stessa forma dell'uso della bicicletta come mezzo inserito nella mobilità urbana. Insomma, tutto questo comunque sia all'interno del Biciplan viene descritto e raccontato. È importante, e qua il seguito, perché quello che andiamo a votare oggi è l'adozione del piano, per cui tutta la parte dell'intenzione, tutta la parte delle attività che poi porteranno alla progettazione puntuale e con i finanziamenti descritti precedentemente, ma che devono, secondo me, tenere conto, da una parte, di allargare il numero degli stakeholder proprio per il discorso della mobilità urbana, invitando i territori
parlando del Comune di Genova, i municipi, dall'altra parte di fare attenzione a come si progetta in funzione dell'integrazione della rete. Io credo che questo sia un punto da tenere in considerazione, mi pare che il documento comunque lo descriva e mi pareva importante condividere con voi questo, questo punto di vista. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Tedeschi, prego. Grazie signor Sindaco, volevo ringraziare gli uffici, ovviamente anche l'assessore, il delegato, il consigliere delegato proponente per questo piano, di cui noi condividiamo i capisaldi che sono stati molto bene espressi ieri anche dalla dottoressa Alzà, che ci ha mostrato le slide del proseguo. Due sole osservazioni che sono una ripetizione di quanto detto ieri in commissione, quindi la richiesta di inserire nel tavolo degli incontri, e oltre alle associazioni, anche il Parco del Baigua, del cui consiglio Città Metropolitana fa parte, per la grande rete che è già stata costruita nei sentieri del Parco del Baigua, e anche di insistere e cercare di coinvolgere il più possibile, mi rendo conto che non è compito di Città Metropolitana, perché dovrebbero essere le parti politiche dei comuni stessi a chiedere la partecipazione, ma siccome spesso non lo sono, di cercare di insistere per la partecipazione alle osservazioni, in quanto è secondo me fondamentale che i comuni forniscano con estrema precisione quelle che sono le reti già attuate sia a livello di strada che di interni, sia sul versante futuristico che sul versante di collegamenti. Per il resto ringrazio veramente per il lavoro fatto, che è un lavoro obiettivamente molto importante. Grazie mille. Grazie consigliere Tedeschi, ci sono altri interventi? Non vedo altri interventi, allora passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Cuneo, prego. Direi che gli interventi che mi hanno preceduto hanno già in parte sottolineato gli aspetti più importanti di questa proposta, di questo piano che oggi andiamo ad approvare. Ci troviamo in un territorio, quello di Città Metropolitana, ma credo un po' di tutta la regione, dove il discorso di utilizzo della bicicletta è quantomeno difficile. Vuoi per gli spazi assolutamente contratti nelle grandi città, vuoi per le barriere legate all'aspetto morfologico del territorio. Per cui credo che sia ulteriormente importante avere questo documento, sia per quanto riguarda l'aspetto legato più alla mobilità e al traffico, ma credo che sia assolutamente da sottolineare anche l'aspetto, soprattutto per le porzioni di territorio più legate all'entroterra, per quanto riguarda l'aspetto turistico che l'uso della bicicletta può assolutamente stimolare. Credo che adottare questo documento, così come è stato predisposto dagli uffici, sia importante per avere su tutto il territorio anche una uniformità nella progettazione, soprattutto per gli aspetti legati alla sicurezza. In questi anni abbiamo visto tante volte abbozzi di, li chiamo così, ma si potrebbe usare anche altri termini, di piste ciclabili che tutto avevano meno che l'aspetto della sicurezza. Ecco, io credo che questo documento, credo che prevede gli aspetti della sicurezza, anche gli aspetti di strumenti per la realizzazione di materiali, credo che sia assolutamente importante far capire anche quanto sia fondamentale che poi venga tenuto in considerazione. L'altro aspetto che mi permetto di sottolineare è l'aspetto dell'ascolto del territorio nel prosieguo del cammino di questo piano.
e non solo direi ascolto, ma anche stimolo per quanto riguarda quelle porzioni di territorio meno sensibili a questo tipo di discorso, a questo tipo di impostazione anche della mobilità. Per cui, per tutte queste ragioni e con queste richieste, il nostro voto sarà a favore. Grazie. Grazie consigliere, ci sono altre dichiarazioni di voto? Non vedo altre dichiarazioni di voto, per cui apriamo le votazioni. Marco Conti, favorevole. Favorevole Segalerba. Ok, si può chiudere. 16 favorevoli. Abbiamo 16 favorevoli, la votazione è l'adozione del piano urbanistico, piano urbano di mobilità ciclistica è approvato, apriamo la votazione per l'immediata eseguibilità. Conti favorevole. Segalerba. Favorevole, grazie. Salone. Ok. 16 favorevoli. Allora abbiamo 16 voti favorevoli, per cui l'immediata eseguibilità è approvata. Allora passiamo un attimo al punto 5 per un paio di comunicazioni, cioè essenzialmente una, però con un paio di riflessi. Ovvero sia, questa, a causa dell'inizio del periodo elettorale, dovrebbe essere l'ultima seduta del Consiglio metropolitano, cosa che probabilmente non sarà, perché può darsi che ci siano delle cose urgenti. Per cui d'ora in poi dovremo applicare la legge e quindi fare soltanto cose urgenti. C'è un'altra variazione, ovvero sia, molto probabilmente a luglio bisognerà fare un altro Consiglio metropolitano, che sarà con il nuovo sindaco metropolitano e con tutti voi, perché l'elezione, se non sbaglio, si farà a settembre-ottobre. Quindi ci sarà questo consiglio di luglio in cui voi tutti sarete invitati e ci sarà il nuovo sindaco metropolitano, che però sarà necessario perché c'è da... Qual è la pratica che bisogna approvare? Gli equilibri. Ci sono gli equilibri finanziari da approvare. Per cui può darsi che ci sia un altro consiglio nel mese di maggio, non lo sappiamo con certezza adesso, però sarà soltanto per motivi urgenti. Colgo l'occasione per ringraziarvi tutti, abbiamo fatto 5 anni di lavoro, sono state fatte tantissime cose, e sia agli uffici che a tutti i consiglieri metropolitani faccio il mio grazie personale e anche grazie come sindaco metropolitano. Abbiamo fatto dei grossi passi avanti, io ne sono orgoglioso, sono certo che ne siete orgogliosi tutti, soprattutto per quello che riguarda la difesa, l'aiuto e il supporto per tutti i comuni della provincia di Genova. Grazie a tutti e buon pomeriggio. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie, arrivederci.